quella che viene chiamata disbiosi. Allora, vi dico una cosa, questo termine disbiosi l'abbiamo coniato io e quello che era a suo tempo il mio capo in un articolo, stiamo parlando del 95. Ci hanno preso in giro, gli americani non volevano prendere questo termine, poi è diventato di moda. Si chiama disbiosi, il fatto che tu abbia un'alterazione della flora intestinale, d'accordo? E che può essere dovuto, scusatemi, che può essere dovuto a una cattiva digestione e può provocare una cattiva digestione, questi famosi gonfiori addominali, queste arie dell'intestino, per arrivare a situazioni più pesanti di infiammazione come coliti, enterite, robe di questo genere qua, intolleranze alimentari, candida, candidosi, che possono, o altri funghi che ci possono essere, o anche cistiti, perché voi sapete che con i probiotici si curano anche le cistiti, ma è brutto da dire, ma soprattutto le cistiti sono abbastanza comuni nelle donne. Ma è molto, adesso ve lo dico in termini pratici, è molto facile perché? Perché il canale anale, il canale uretrale dove esce la pipì, eccetera, sono molto vicini anatomicamente parlando. Quindi è facile che i batteri intestinali che noi eliminiamo con le feci arrivino al canale urinario, proprio per una vicinanza, non è niente, ma che anche delle candidosi, delle batterie mie a livello vaginale, proprio per una vicinanza fisica delle cose, per cui può succedere, niente di particolare, può succedere solo che questi batteri che magari vanno a colonizzare la parte dell'uretra, della parte del sistema di eliminazione, cioè del sistema urinario, non mi veniva urinario, possono derivare tranquillamente da lì, d'accordo? E poi possono anche risalire se una non si cura e oltre ad andare dalla vescica possono anche fare dei gravi danni, insomma basta un po' di antibiotico, tanta acqua, perché come si suol dire la lava via, niente di più dell'acqua che lava via, quindi bere tanta acqua prima di tutto e poi se proprio si necessita l'antibiotico, però anche i probiotici funzionano, vabbè queste sono cose. La disbiosi può anche essere causa di situazioni diverse come queste forme di eczemi atopiche, si chiamano di non ben definita causa, o rinite allergico, anche asma possono dare diarree, quando le diarree, quelle virali dei bambini, soprattutto queste diarree, quelle famose che durano 24-48 ore, che uno perde 3 kg e sta 2 giorni seduto sul water. Sono sempre in alterazione dell'ecosistema intestinale. Allora, eccoci qua, come vi dicevo, i fermenti lattici sono una cosa e i probiotici sono un'altra, d'accordo? I probiotici vengono usati sia a scopo preventivo, ma fino a un certo punto, insomma, preventivamente, perché quello che vi dicevo prima, uno ha la sua flora intestinale e finché sta bene, non la cambi. Cioè non c'è motivo di andare a prendere i fermenti lattici se uno non ne ha bisogno. Perché uno, finché sta bene così, non è necessario prenderlo. Oppure nel momento in cui deve riequilibrare la flora intestinale, allora è necessario. Queste sono le fotografie fatte al microscopio elettronico. Allora, normalmente quando si fa un microscopio, quando si guarda il microscopio normale, diciamo si ingrandiscono di 100 volte. Questi qua sono ingranditi di non so quante migliaia di volte. Vedete, là sono lato bacilli, sono questi bastoncini, sotto sono dei saccaromi, cioè sono i lieviti, quelli comunemente anche il lievito per fare la pasta madre, cioè per fare la pizza, voglio dire il lievito. Quello lì ha quella forma lì, vedete che sono quelle palline lì con questa escrescenza, si riconoscono molto bene. Guardate che sono molto più grandi rispetto a un batterio, sono circa 10 volte più grandi i lieviti come misure. E in particolare volevo farvi vedere i bifidobatteri, vedete che hanno questa forma Y, si chiamano bifidi perché sono fatti a Y, sono molto carini da vedere. Hanno questa forma Y, sono tutti un po' messi così, cornutini non li chiamiamo, sono tutti cornuti e sono bellini da vedere. E mio cognato, che era quello che stava molto bene di flora intestinale, ne aveva una quantità incredibile. E quell'altro mio collega, che invece non mangiava bene, ne aveva neanche uno, tanto per dire. D'accordo? Lo studio dei fermenti lattici e quindi della
quella che viene chiamata probiotica è cominciata con col signor Metchnikoff nel 1900, che è quello un po' che ha dato il via a tutto lo studio di quelli che sono gli yogurt, eccetera, perché voi sapete che lui ha cominciato a studiare i bulgari perché loro sono in Bulgaria, nascono gli yogurt fondamentalmente, loro hanno la caratteristica di essere una popolazione molto longeva, o avevano una caratteristica, gente che arrivava tranquillamente a superare i 100 anni, senza grossi problemi. E questo signore, questo Metchnikoff, è andato a cercare di capire perché, ha pensato che fosse dovuto al fatto che loro mangiavano lo yogurt. Nel 1900, credo che nessuno di noi qua sapesse che esisteva lo yogurt, era una cosa stranissima, invece loro ce l'avevano come tradizione di mangiare lo yogurt, il latte fermentato in quella maniera lì, e lo usavano e lo mangiavano comunemente, d'accordo? E quindi si è messo a studiare questa cosa, questi yogurt, e sono diventati, ha scoperto che sono comunque una componente fondamentale del nostro benessere, che si sta bene, eccetera. E poi siamo arrivati fino adesso con tutto quello che voi sapete, tutti gli yogurt diversi, liquidi, solidi, greci, no greci, eccetera. Greco sapete che non esiste, sapete vero che non è. Lo yogurt greco che noi compriamo al supermercato viene dagli Stati Uniti, non se lo sono inventati i greci. Si dice che è yogurt greco, ma perché lo chiamano greco? Perché i greci comunque hanno una maniera un po' diversa di fare lo yogurt rispetto a noi, e allora per differenziarlo dal nostro gli hanno dato il nome greco, un po' più solido. La differenza fra lo yogurt nostro e lo yogurt greco è che nel processo di produzione dello yogurt, una volta che il latte, allora nessuno di noi credo abbia mai mangiato lo yogurt vero, cioè quello che deriva dalla fermentazione reale di questi batteri qua, perché praticamente è immangiabile, è talmente acido. L'avete mangiato? Ecco, allora fatemi un piacere personale, perché io li ho analizzati tutti, non fatelo in casa, comprate quello che vi producono, perché le grandi catene alimentari sono obbligate ad avere uno standard di qualità. E quindi quello che c'è scritto è quello che c'è dentro. A casa io vi assicuro che ho tirato fuori, mi viene ancora la pelle d'oca, da yogurt, ad esempio, che si facevano le ragazze che lavoravano nel laboratorio con me, eccetera, dai che proviamo a vedere cosa c'è dentro, dai che proviamo a vedere cosa c'è dentro. C'è di tutto. Perché purtroppo, perché è vero, perché noi viviamo in un mondo di batteri, dentro ci cresce di tutto. Noi non siamo in grado di, a casa nostra, di far crescere solo quel batterio lì, d'accordo? Per cui ci crescono tanti di quei funghi dentro che voi non avete idea. Allora, per carità, rinforzate il sistema immunitario, perché sicuramente, però magari anche meglio evitare se possibile, perché certi non sono proprio simpatici. Certe cose, ecco. Allora io dico sempre, quando si parla di batteri, tenete sempre presente che comunque sono degli organismi vivi, non sono morti, sono vivi, e quindi in situazioni particolari possono provocare anche dei danni. Non è vero, ad esempio, che i probiotici sono sempre, non hanno controindicazioni. E danno in casi particolari, in pazienti, in soggetti particolari, eccetera, hanno dato dei grossi problemi, batteriemie, cioè, oppure c'è il famosissimo caso di infezioni al cuore da lattobacilli perché scendono dalla bocca, cioè noi abbiamo tantissimi lattobacilli in bocca, tramite infezioni che si hanno della bocca, scessi della bocca, possono entrare nel circolo sanguigno e arrivare al cuore, e si era visto che in certi casi erano quelli di una persona che mangiava costantemente fermenti lattici. Fatalità, quello del fermento lattico era proprio quello che aveva provocato infezioni. Allora, fanno bene, però per favore cerchiamo di pensare sempre che sono delle bestie vive. E quindi, se possibile, prendete gli yogurt che vendono. E fra gli yogurt che vendono, uno prende quello che gli piace, d'accordo? Però se posso spezzare una lancia a favore di un'azienda italiana, che è quella della Yomo, la Yomo ha sempre fatto degli yogurt abbastanza acidi, sono abbastanza acidini, liquidi e acidini, è vero. Ecco, quello è il migliore,
perché quello è quello in realtà il più yogurt di tutti. La Müller lasciate perdere perché è tutta panna, molto cremosi, molto dolci, sono tantissimi, c'hanno dentro la panna, perché? Perché non si riesce a mangiarlo altrimenti. Fra quelli che ci sono in vendita, forse quello che è, diciamo, non è il migliore, ma quello che rispetta più le caratteristiche di yogurt, vero, è la Yomo, anche se è un po' più difficile magari da mangiare, perché è un po' più acidino. Allora, io ricordo una volta ne abbiamo fatto un lavoro per, non so se l'avete mai visto, la fattoria Scaldasole, gli yogurt della fattoria Scaldasole, che sono quelli che costano di più degli altri. Abbiamo fatto tutto un lavoro per selezionare un ceppo specifico, per vedere gli effetti che dava, eccetera, e poi loro l'hanno utilizzato per fare lo yogurt. Si parlava appunto con loro che lo producono, poi la fattoria Scaldasole in realtà è Plasmo, che lo producevano, e appunto avevamo, ma scusate, detto, voi che lo fate lo yogurt, qual è lo yogurt migliore? Ma diceva, guarda, come se sarebbe detto quello che ti piace di più. In realtà, diceva, quello in italiano è lo yogurt, anche se loro sono un po' cretini, diceva, a livello di pubblicità, perché loro hanno una caratteristica che sono quelli che ci mettono meno conservanti degli altri e che hanno come caratteristica di essere più yogurt, ma loro sono stupidi e non te lo dicono. Cioè non vanno a calcare sulla gente spiegandogli che in realtà io non ci metto la panna, io non ci metto lo conservante, io non ci metto questo. E allora la gente compra il Müller e compra un'altra roba. E quindi è la frutta? La frutta non è un problema, va benissimo. Va bene, non è un problema. Lo yogurt per definizione, lo yogurt per definizione sarebbe quello bianco, sì, da latte intero, insomma, che è quello più acido di tutti quanti. Poi, per carità, una volta parlando a un congresso con con il responsabile scientifico della Danone, voi sapete che la Danone è una multinazionale megagalattica, che era venuto appunto a vedere, eccetera, gli è stato chiesto, ma secondo lei che fate yogurt da sempre, ne vendete di tutti i tipi, qual è il migliore? Quello che vi piace di più, perché diceva, alla fin fine è quello che vi piace di più. Però io spezzerei una lancia per lo Yomo, diciamo. Anche se poi magari è un po' più difficile da mangiare rispetto a altri, per carità. Questo qua non so chi sia che lo fa, non ho idea. Ma comunque, rispetto a quello fatto in casa, ha degli standard di qualità che sono sicuramente migliori. Anche perché dichiarano che c'è dentro quella cosa e io posso prenderlo in qualsiasi momento, andare in laboratorio ad analizzarlo e deve esserci quella cosa, altrimenti io li denuncio. Quindi loro sono obbligati, d'accordo? E in effetti non abbiamo, con gli yogurt non ci sono grossi problemi, quello che c'è scritto trovi, d'accordo? Allora, però qua non ci sono probiotici, ci sono fermenti lattici, d'accordo? Ecco, come vi dicevo prima, i probiotici sintetizzano vitamine, riducono l'assorbimento, eccetera, quindi abbassano anche i livelli di colesterolo, se sono quelli particolari, ce ne sono quelli che sono in grado di abbassare i livelli di colesterolo. Questo qua che avevamo selezionato per le fattorie a Scaldasole, fatto uno studio sugli animali, ecco, studio sugli animali vuol dire che io per 15 giorni sono andato dai ratti in laboratorio a mangiare lo yogurt. Se voglio vedere l'effetto che fa, e poi ha fatto l'analisi del sangue, una roba d'altro, e effettivamente i livelli di colesterolo erano più bassi di quelli di un ratto che non aveva mangiato lo yogurt. Quindi vuol dire che avevano un effetto sull'abbassamento del colesterolo. Non solo, sono in grado di stimolare il sistema immunitario, quindi un miglioramento anche delle difese immunitarie in situazioni di stress, d'accordo? Se uno magari è un po' sotto stress, i fermenti, i probiotici sono in grado di stimolarlo. Dopo vi spiego anche quale fermento lattico. Naturalmente migliorano la digeribilità del lattosio, perché loro fermentano il lattosio, cioè loro utilizzano il lattosio e di conseguenza lo scindono, lo degradano per noi, quindi se uno non è in grado di assorbirlo, ha un malassorbimento, questi probiotici qua lo fanno per noi. Aumentano la leggibilità delle proteine, vabbè, migliorano comunque in generale l'energia alimentare. E sono, ecco, in quali patologie? In realtà, parliamoci chiaro, in realtà non esiste
senza paura di essere smentita da nessuno. Non esiste nessuno studio scientifico che dica che fanno, che hanno un'attività su un certo tipo di malattia. Tutti ti dicono che migliorano le condizioni, ma non che sono in grado di far guarire qualcuno, eh? Quindi prendetelo con il beneficio. E tutti ti dicono che sono necessari ulteriori studi. Quindi vuol dire che migliorano le condizioni generali, ma non è che se tu hai, che so io, una sindrome del colon irritabile, eccetera, prendi i probiotici e guarisci. No, va trattata come deve essere trattata. I fermenti, i probiotici servono come coadiuvanti, come aiutanti delle terapie, mi raccomando. Aiutano, d'accordo? Quando la situazione non è particolarmente grave, possono aiutare. E credo, l'unico caso sicuro e accertato in cui funzionano è nella diarrea da antibiotici. Quando voi prendete l'antibiotico, che vi si viene sempre spesso, insomma, può venire una diarrea, ecco, lì è l'unico caso in cui effettivamente funzionano. Perché? Perché tu con l'antibiotico ammazzi i batteri che c'hai nell'intestino, li prendi come probiotici, quindi sostituisci quelli che l'antibiotico ti ha fatto fuori e stai abbastanza bene. Anche per una cosa, pensate a quello che sto dicendo. Sto dicendo che tu prendi l'antibiotico e ammazzi i batteri, prendi i probiotici e stai bene. Allora vuol dire che i probiotici, l'antibiotico non gli fa niente. È vero. I probiotici per definizione, cioè lattobacilli, bifidobatteri, sono resistenti a tutti gli antibiotici, perché loro lo sono di natura. Quindi anche questo è un motivo per cui bisogna stare attenti, d'accordo? Se uno sta bene non ha un problema, ma se uno ha qualcosa e sapete che vi state mangiando dei batteri su cui nessun antibiotico ha funzione, cioè nessun antibiotico funziona su un altro, è proprio una caratteristica loro. Ci sono delle caratteristiche tecniche per definire i lattobacilli, i bifidobatteri, che sono che devono arrivare all'intestino, che devono resistere al pH, cioè all'acidità dello stomaco, che devono essere resistenti agli acidi biliari, che devono essere resistenti a tutti gli antibiotici. Quindi loro per definizione sono resistenti a tutti gli antibiotici, è per quello che noi possiamo prenderli quando siamo in cura con l'antibiotico, perché l'antibiotico non gli fa né caldo né freddo, d'accordo? Quindi si possono prendere tranquillamente. Ecco, le caratteristiche sono che devono essere di provenienza umana, quindi devono essere stati presi dall'intestino umano, d'accordo, per essere definiti probiotici, devono essere considerati sicuri, è una definizione che si dà, d'accordo, devono cioè non scatenare grosse patologie nell'uomo, grosse infezioni, devono essere vivi, per essere un probiotico uno deve essere vivo, d'accordo, devono essere resistenti al succo gratrice, alla bile, al succo pancreatico, devono persistere e rimanere nell'intestino, anche se vi dico che per più di 15 giorni dopo la fine dell'assunzione del probiotico non ne trovi neanche uno. Cioè non è che io prendo il probiotico e si sostituisce ai miei intestinali, no. Nel momento in cui io finisco di prenderli, al massimo 15 giorni dopo, dalla fine in cui ho finito di prendere il probiotico, non ne trovo più neanche un po'. Vengono eliminati, d'accordo? Producono delle sostanze con attività antibiotica, che sono chiamate, hanno dei nomi particolari, ma anche fondamentalmente producono acqua ossigenata. Ed è per quello che è fondamentale che all'interno della vagina umana ci siano i lattobacilli, perché i lattobacilli producono acqua ossigenata e sappiamo che l'acqua ossigenata è un disinfettante. Quindi loro hanno questa caratteristica. E vabbè, che stimolano il sistema immunitario, eccetera. A me questo è un parametro. Ecco, e questo era quello che dicevo prima, il lattobacillus bulgaricus e il staphylococcus thermophilus, che sono i fermenti lattici, non sono probiotici, sono fermenti lattici, fanno fermentare il latte. Allora, ce ne sono una fila in abbastanza ampia di lattobacilli, possono essere il famoso lattobacillus acidophilus, d'accordo, di cui avete sicuramente sentito parlare, il lattobacillus rhamnosus, che adesso si usa molto e si è visto che funziona molto bene, soprattutto nelle infezioni intestinali dei bambini, funziona molto bene, perché ha un effetto molto efficace come antidiarroico. Se avete un problema con la diarrea, il rhamnoflor, che contiene da questo lattobacillus rhamnosus, è quello che funziona meglio, e per i bambini c'è anche in gocce,
Quindi funziona veramente molto bene, visto anche con i miei nipoti funziona molto bene. Il lactobacillus casei, e funziona molto bene nelle diarree, queste diarree delle 24-48 ore, d'accordo? È anche un immunostimolante. Il paracasi è un immunostimolante, il Johnsoni che è attivo verso i batteri, il microrganismo dell'ulcera, il salivarius, poi c'è il reuteri, vabbè, il reoflora, eccetera, il plantarum, il fermento, sono tutti tipi di specie di lattobacilli diversi, sono tutti molto diversi l'uno dall'altro. Allora, qua io vi faccio un po' di esempi di quelli che sono i probiotici che trovate in farmacia, alcuni e non tutti, perché è impossibile. Allora, questo ad esempio è dato per farvi capire una cosa. Questo è il lactogermine, non so se l'avete mai visto. Questo qua contiene il lactobacillus rhamnosus, vedete? E contiene questo saccharomyces, questo lievito, che non è quello del pane, quello che dà il lievito per fare il pane. Questo qua è una specie diversa. Si chiama Saccharomyces boulardii ed è utilizzato come probiotico soprattutto perché è una forte stimolante del sistema immunitario. Allora, per essere definito probiotico, vediamo se ve lo trovo, perché ho scritto, eccolo qua, c'è una circolare del Ministero della Salute che definisce cosa deve essere un probiotico, è una del 2013, devono essere, allora, non sono farmaci, sono integratori alimentari, d'accordo? Quindi non rispondono a tutte le regolamentazioni sui farmaci. E anche questo, perché uno può mettere in commercio quello che vuole. Un farmaco ha delle linee chiare, definite su cosa deve essere, quello che non deve essere. Ci vogliono 10 anni dalla scoperta di un farmaco prima che venga messo in commercio, cioè di studi per arrivare a metterlo in commercio. E quindi invece se tu lo passi come integratore alimentare ti elimini tutta una serie di problemi. Questo vuol dire che puoi mettere in commercio anche delle cose che insomma... Però esiste una direttiva del Ministero della Salute che dice che devono essere sicuri, devono essere attivi a livello intestinale e soprattutto che nella scatolina ci deve essere una quantità pari a 1 miliardo di cellule vive. D'accordo? Almeno uno di quelli che ci devono essere dentro deve essere 1 miliardo di cellule vive. Se ce ne sono meno, non funziona. D'accordo? Quindi verificate, guardate, 1 miliardo, c'è scritto, 1 miliardo di cellule vive. Inoltre, per essere definito probiotico, sull'etichetta deve esserci scritto di ogni ceppo di batteri che c'è dentro, il nome e il cognome, d'accordo? Deve esserci scritto per legge. E naturalmente deve essere conservato come scritto, sapete che ci sono quelli che vanno in frigorifero e quelli no, d'accordo? E l'unica cosa per cui indicazioni d'uso si accetta solo che si possa scrivere favorisce l'equilibrio della flora intestinale, tutto il resto sono banne, ok? Quindi per legge l'unica cosa su cui può essere scritto e è l'unica cosa di cui siamo sicuri in realtà. Per cui il Ministero alla fine ha dovuto fare questo. Allora, fra quelli messi in commercio, questo qua è lactogermine, e vedete ad esempio questo, io non ho trovato da nessuna parte quante ce ne sono dentro. Per cui mi dice solo Saccharomyces boulardii, eccetera, cellulosa, vitamine, lactobacillus rhamnosus, ma... non c'è scritto quanto ce n'è, quindi già di per sé è fuori legge, perché deve esserci scritto quanto ce n'è. Questo è lo Iovis, quello che io continuo a consigliare a tutti. Allora, lo Iovis è formato da un certo numero di microrganismi, ci sono gli Staphylococcus salivarius, vabbè, c'è il bifidobatteri, bifidobatteri infantis, il loculum, e dice minimo 93 miliardi di unità formate colonne, cioè di batteri, 93 miliardi, quindi siamo superiori a 1 miliardo, quindi se non è a 93. Ha minimo 2 miliardi di acidofilo, minimo 200 milioni di plantarum, minimo 220 milioni di casei, minimo 300 milioni di bruche, eccetera. Vedete che c'è scritto quanti sono. L'importante è che almeno uno di questi superi il miliardo. In questo caso qua abbiamo 93 miliardi di bifidi e 2 miliardi di acidofilo. È una miscela di diversi microrganismi
Io l'ho visto sempre funzionare bene, l'ho analizzato tante volte e vi assicuro che quello che c'è scritto è quello che c'è dentro. Cioè, è nella quantità che c'è scritto. L'unico suo problema è che deve essere tenuto in frigorifero, perché sono vivi e hanno bisogno di stare a temperature basse, altrimenti muoiono, d'accordo? Inoltre, essendo di tante specie diverse, forse funzionano anche meglio. Comunque, poi tra l'altro una cosa, la quantità che c'è scritta deve essere fino alla fine di scadenza. Cioè, se mi scade il 30 di gennaio del 2020, quei batteri lì devono essere in quella quantità lì fino al 30 di gennaio del 2020. Quindi vuol dire che prima ce ne sono un po' di più, d'accordo? Per fatto che arrivare alla fine della vita del farmaco per averne ancora le quantità. Quindi sono delle regole abbastanza ferme. Allora, di questo io sono sicuro perché l'ho analizzato tante volte, quello che c'è dentro è il Dicoflor anche, Dicoflor, eccolo qua, Lactobacillus rhamnosus GG. Allora, GG sta per Golden Korbach, che sono le due persone che ho avuto la fortuna di conoscere, che hanno identificato, caratterizzato questo ceppo di Lactobacillo particolare, d'accordo, sono due americani, e hanno fatto la loro fortuna, perché quello lì porterà sempre il loro nome, d'accordo? Anche se non hanno inventato niente, perché non è che inventi un lactobacillo già esiste, però gli dai il tuo nome, d'accordo? Comunque il Dicoflor è Staphylococcus, se ne ha 1 miliardo di cellule vive, quindi ti dicono che c'è questo e quante cellule che ha. E lui, il Dicoflor, questo prodotto qua, è quello che viene consigliato anche nel caso delle dermatiti, nel trattamento delle dermatiti atopiche. Quando ci sono questi bambini che hanno dei problemi di dermatiti, eccetera, ci sono le derme di Comano che funzionano molto bene. Ma se gli dai anche il Dicoflor stanno meglio. Questo qua si vedono male, i female che sono molto pubblicizzati, ad esempio questo contiene probiotici, acidofili, sornosi, eccetera, però vedete che dice informazioni nutrizionali per 2 capsule e meno di un miliardo, quindi questo qua funzionerebbe in qualche maniera. Ecco, questo è il VSL3, questo qua è stato tirato fuori, identificato, sistemato, creato, diciamo, all'Università di Bologna. L'Università di Bologna sono sempre stati da sempre i padri dei bifidobatteri, loro sanno tutto dei bifidobatteri, cioè loro hanno praticamente creato, messo i bifidobatteri e hanno messo in piedi, hanno creato questo composto che è fatto da tutta una serie di ceppi, Thermophilus brevis, invece sono 3 tipi di bifidobatteri e l'acidofilo plantare e diversi lactobacilli, d'accordo? E ogni bustina contiene 450 miliardi di cellule batteriche vive, quindi ci sono tutte, sono quelli lì. Ed è uno di quelli che funziona molto bene.